Nuovo appuntamento con le nostre breaking news. In apertura di questa edizione la partita di Coppa con l'Arezzo ancora una volta protagonista in rimonta. Prosegue infatti il cammino in Coppa Italia con gli Amaranto che vincono contro l'Ascoli. Bianconeri passati in vantaggio al Comunale con la rete dopo solo 11 minuti di gioco di Corazza. Il pareggio dei ragazzi di Troise porta la firma di Chiosa che al 28esimo piazza all'angolino un gran sinistro. A regalare poi la vittoria agli Amaranto ci pensa Pattarello al 31esimo del secondo tempo. Il numero 10 sfrutta al massimo un'invenzione di Guccione battendo il portiere avversario in uscita. Ad attendere ora l'Arezzo in Coppa ci sarà il derby con il Perugia. Cambiamo argomento. Dopo la bufera mediatica che ha investito l'Arezzo Calcio per aver girato uno spot della nuova maglia in Duomo, il Vescovo e la Diocesi sono protagonisti di un altro caso. Attraverso una nota ufficiale la Diocesi infatti ha messo in guardia dalla presenza di un presunto falso sacerdote. Ovviamente le posizioni tra la Diocesi e il sacerdote in questione sono distanti. E ancora lo sport, chiudiamo con la notizia relativa al Giro del Casentino, volata a 3 sprint vincente di Mirko Bozzolo, piemontese della squadra toscana della Q36. Brian Olivo e Christian Bagatin gli sconfitti, una corsa combattuta con aspra battaglia nelle montagne iniziali. La Zalf Fior, grande battuta di questa edizione. Vi ricordo in chiusura il nostro sito teletruria.it per continuare a rimanere aggiornati.